L'Arezzo chiude il girone di andata in casa di una delle formazioni rivelazioni di questo campionato, il Renate, terzo in classifica. L'Arezzo vuole tornare a vincere fuori casa, vuole accorciare la parte alta della classifica. Anghileri, parte il cross, Plescia sopra la traversa di Donato, che conferma il tradizionale 11 che si è visto nelle ultime partite. Angolo battuto corto da Cutolo per Foglia, la palla arriva in area di rigore. Tentativo di testa di Ballan con la parata di Satalino, non complicata. Poi c'è una punizione dal limite per l'Arezzo, va Cutolo sinistro, barriera, raccoglie Tassi, altro destro e la palla che va fuori. Torno al sedicesimo, poi viene su Kabashi, vede l'arrivo di Guglielmotti, eccolo servito, Guglielmotti, l'uscita di Pissardo e poi salva Borghini. Arezzo che va con Caso, solita salita di Caso, palla dentro, arriva poi la conclusione di Cutolo, Satalino in qualche modo, poi il salvataggio sul fondo. Recupera palla in mezzo al campo Galluppini, si porta al limite, Galluppini sterza su Foglia, conclusione, Pissardo blocca facile. L'Arezzo ancora con Caso, poi Cutolo di prima per Gori che mette giù bene. Gori, conclusione! Palo! Raccoglie Belloni, Arezzo che prova a insistere. Larga. Palo di Gori che conferma questa sua grande dote. Tocca pochi palloni, ma quelli che tocca o li manda in gol o li manda comunque molto vicino al gol. In questo caso pallonetto. Poi Caso mette l'altro pallone dentro. Attenzione da Monte che tocca col braccio, manda fuori, Cutolo chiede il calcio di rigore, l'arbitro fa ampi cenni su una deviazione non col braccio, sembra l'arbitro abbia visto un altro tipo di deviazione, comunque episodio davvero dubbio. Inizio ripresa, la palla arriva a sinistra ad Anghileri, mette dentro Plescia, ispaccata, trova il gol del vantaggio, sono passati solo 17 secondi dall'inizio della ripresa e qui difesa Amaranto tagliata completamente fuori, secondo gol in campionato per Plescia, un'azione corale che ha visto toccare la palla 5 giocatori e soprattutto brucia Baldan Plescia per il gol dell'1-1. Attenzione a Gori per Cutolo, area di rigore, Cutolo col destro e la palla che va fuori, Arezzo pericoloso. Caso ripiega su di lui Anghileri che poi dà a Ragnari che perde un brutto pallone, Cutolo, conclusione larga. Arezzo che cerca il gol del pari, punizione di possente, è entrato Gorbac nel Renate, Gorbac ancora su Baldan, Pissardo, poi c'è fallo in attacco. Caso, parte defilato, prova a superare Anghileri, poi sterza su Ranieri, poi una piroetta ancora su Anghileri, Ranieri non riesce a contenerlo, serve Gori, 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 Gori! 89esimo! Gabriele Gori! Non sbaglia quasi mai quando gli arriva un pallone buono, ha una capacità incredibile di metterla in porta. Qui Caso però ha fatto un capolavoro, ma che azione ha fatto Caso? E poi questo sinistro, un gol che abbiamo già visto come stile per Gori, e l'Arezzo trova l'1-1. Cutolo, palla dentro, Gori prova addirittura la rovesciata, palla sul fondo, Gori. Siamo al 95esimo, finisce qua, finisce 1-1, Arezzo non avrebbe affatto meritato la sconfitta anche se stava per materializzarsi, ci pensa Gori a evitarla.